Intanto complimenti perché Ronaldinho oggi era irriconoscibile, merito tuo. No, merito della squadra. Ha fatto una grande prestazione, sapevamo che era una gara difficile, però ci siamo comportati bene tutti quanti. Più volte hai detto che a Milano si era perso per un tuo errore, l'avevi sottolineato tu. Oggi hai fatto una partita invece, forse la tua migliore da quando sei a Bologna. Sì, oggi il mister mi aveva chiesto quello, di badare a Ronaldinho. Credo di averlo fatto abbastanza bene. E abbiamo concesso poco, a parte nel finale, che è normale, una grande squadra. Qualche occasione la crea, però nel complesso è un punto meritatissimo. Contenti del punto? Anche se le altre, purtroppo, gli altri risultati non sono favorevoli. Sì, purtroppo sì, però un punto col Milan è ora, è quasi come una vittoria, quindi siamo contenti, ora pensiamo solo a Livorno. Senti Andrea, dal punto di vista tattico, l'idea di aspettare il Milan fino alla vostra area di rigore è stata appunto una vostra scelta o siete stati obbligati dal Milan? No, inizialmente abbiamo provato a prenderli un po' più alti, poi con il loro gioco e i loro grandi campioni che hanno ci hanno fatto un po' schiacciare, quindi normali, aspettavamo più bassi e ripartivamo e comunque le nostre occasioni le abbiamo avute oggi. È stato un peccato non essere riusciti a sfruttare in contropiede quelle due o tre occasioni, anche magari 3-3, 4-4? Sì, oggi ripeto, abbiamo avuto due occasioni, soprattutto nel primo tempo, con la percussione di Jimenez che si allarga su, c'era Modesto e Di Vaio mi sembra. Era un'occasione importante, non va sempre bene, però ripeto, l'importante oggi era non prendere gol, ci siamo riusciti e quindi è un punto d'oro. Senti, avete festeggiato Colombo, che insomma da vice si presenta, fa un partitone, uscite da kamikaze. No, Roberto si è sempre allenato da grande professionista, sappiamo che, vabbè, Viviano non sono io a dire i suoi valori, però Roberto si è sempre fatto trovare pronto sia in allenamento che la domenica, sta dimostrando di essere un gran bel portiere. Senti, il quinto risultato utile consecutivo. Bologna non capitava da un pezzo. Sì, bisogna continuare su questa strada perché, ripeto, la salvezza è ancora lontana, però è un Bologna solido, si vede, penso, anche dal di fuori. E bisogna fare punti, iniziare a fare punti tipo Firenze, quindi ci proviamo subito a Livorno. Sì, abbiamo fatto, come dicevo ai vostri colleghi, una buonissima partita. È stata proprio una partita della squadra, diciamo abbastanza giocata proprio sul fatto di non subire gol, perché comunque con queste squadre se poi prendi gol magari diventa poi difficile, quindi alla fine ci siamo riusciti, è quello che voleva il mister e praticamente come abbiamo lavorato questa settimana, non concedere spazi ai giocatori, ai 4-5 giocatori importanti che il Milan possiede, che hanno un tasso tecnico superiore magari agli altri, quindi ecco, su quella secondo me abbiamo fatto una buonissima partita. Molto chiusi, molto bloccati nel primo tempo, nella ripresa un po' meno, avete avuto invece anche qualche occasione in contropiede, nel primo tempo un paio, nella ripresa un po' più. Sì, è normale, quando poi le fatiche iniziano un attimino a venire meno, cioè a venire di più la fatica, anche per loro è così, e quindi ci hanno un attimino permesso qualche contropiede in più, però alla fine, ripeto, anche se magari le altre hanno vinto quasi tutte, a noi ci interessava non perdere contro questo Milan, quindi ripeto, abbiamo portato a termine, fra virgolette, la nostra missione per quanto riguardava la partita di oggi. Hai giocato 90 minuti dopo tanto tempo, come hai ritrovato il campo da lì? Sì, praticamente era 3 mesi e mezzo che non facevo una partita intera, avevo giocato più che altro spezzoni, 10 minuti, un quarto d'ora, poi venivo da un infortunio, comunque per quanto riguarda a livello personale sono contento, però quello che interessava di più era la squadra. Sempre parlando di te, insomma, da non titolare in B a debuttare subito in casa contro il Milan è stato un passaggio rapido in poco tempo. Come si dice, dalle stare alle stelle, quindi no, è una parentesi che ormai ho chiusa, purtroppo è andata male lì a Reggio e quindi niente, adesso penso solamente al Bologna e di portare a termine, diciamo, questo obiettivo che praticamente vogliamo tutti, che è la salvezza. Livorno diventa una tappa fondamentale visti i risultati delle altre. Sì, ma tutte. Adesso abbiamo il Livorno, abbiamo accantonato già la partita a Milan, ce la godiamo stasera e forse domani, ma da martedì si pensa a Livorno, come dopo Livorno si penserà alla partita successiva. E quindi bisogna prepararsi bene per Livorno, è uno scontro diretto e quindi lavoriamo con grande tranquillità, con la consapevolezza che comunque si può andare a Livorno a fare il risultato. Detto che la fase difensiva l'avete fatta piuttosto bene, forse è mancato qualcosa nella parte offensiva, diciamo, non essere riuscito a sfruttare quelle poche occasioni che avete avuto. Sì, però bisogna anche dire che comunque giocavi contro il Milan, puoi pretendere o magari
pensare che col Milan hai 10 occasioni da gol, quelle 2 o 3 occasioni che magari t'hanno proprio diciamo concesso nel contropiede, magari potevi anche sfruttarle meglio, però comunque ripeto, giocando contro il Milan non puoi pensare assolutamente che appena c'è la palla ti fanno andare in porta, quindi, perché poi a parte il tasso tecnico, comunque anche fisicamente sono giocatori che hanno una grande forza fisica, quindi diventa tutto più difficile, però ripeto, abbiamo fatto una partita proprio per non perderla, che era l'obiettivo principale. 5 risultati utili, il pareggio col Milan va bene, col soddisfatto? Sì, sì, va bene, perché ottenuto sudando e soffrendo, quindi era quello che sapevamo, è una squadra che tutti davano in crisi, ma è una crisi evidentemente soltanto di finalizzazione, per il resto hanno il pallino in mano sempre loro e diventa difficile, solamente con una finalizzazione nostra magari un po' più cinica in 5-6 occasioni che abbiamo avuto, qualcuna nel primo e qualcuna nel secondo, potevamo riuscire a vincere, perché per il resto quando l'avversario tiene palla quasi sempre diventa complicato. Comunque una gara intensa dove solo nel finale loro hanno avuto un paio di opportunità abbastanza così pericolose, queste uscite di Colombo molto bravo, le 2 traverse, una con una giocata importante, l'altra un colpo di testa stampato sulla traversa. Ecco, queste sono state le opportunità che loro si sono costruite. Per il resto, tra il primo e gran parte del secondo, onestamente i ragazzi sono stati bravi a chiudere quelle opportunità che pensavamo. Ma era la partita che volevi, Franco, cioè bloccati, chiusi, non dare spazio? Ma per forza, perché altrimenti la qualità vince. In spazi ampi la qualità vince, con campo dietro le spalle la qualità vince. È ovvio che, ripeto, per essere perfetti bastava andare in contropiede ed essere più concreti, però questo a volte riesce, a volte no. Quindi oggi siamo stati bravi, anche gli attaccanti si sono sacrificati, perché insomma Pirlo sappiamo quello che è, se gioca da solo fai fatica, è bravo a conquistare gli spazi, quindi non è facile, sulle fasce sempre 2 contro 1, quindi andare a parare quel 2 contro 1 non era semplice, sia da una parte che dall'altra. Però hanno rischiato anche loro e questo era quello che volevamo.